Predar Körtvés. I'm one of the organizers, the main organizers of Alpha City, and one of the key persons in Alpha Amore. Alpha Amore organizes this event, Alpha City, every year, and this is the 8th edition. And Alpha Amore is 10 years old now, so we are celebrating. We started in 2007, and in the first Alpha City, there were 500 cars and around 2,000 participants. It was in Esztergom, and next year in 2008 we had it in Komárom at the Fort Monostor. But now it's kind of party feeling due to our anniversary. So Lake Balaton is very unique, and Lake Balaton is about fun, sunshine. Alpha Amore has now 4,000 participants, so it's kind of big. The passion is living in each other soul, and it is a really big power. It can hold a group together. A group like this, I mean, that big. 4,000 members with one common thing, and it works. It really, really works. Because of Alfa Romeo, because of the passion, because of all the guys around here, because our friends, and for our soul, of course. Alpha City is kind of big, but it's not big enough. But now I think that we managed to make it so international that that Alfa Romeo from Milan is interested in Alpha City, and we are very pleased that Marco Fattio is here now, and he joined to Alpha City, and I hope it will be a really nice event for him and for Alfa Romeo. And after this, I hope that our connection will be just better and better. Thank you.
Dare la definizione di un alfista è molto difficile, però molto semplice allo stesso momento. Alfista è una persona che si emoziona quando sente parlare dell'Alfa Romeo. È una persona che ama l'Alfa Romeo, molto spesso possiede un Alfa Romeo e soprattutto ama condividere questa passione insieme agli altri. Non esiste una quantità di poter dire sono alfista fino a un certo punto. Qui è un discorso di on, off, dentro, fuori, bianco o nero. Uno quando è alfista tutto, non si può essere un po' alfisti. Io sono diventato appassionato di questo marchio quando avevo 3 anni. Stavo facendo una passeggiata con mia mamma e ho visto una Giulia. E quello che vedevo della Giulia, ero alto più o meno così, era il faro posteriore. Vedendo questo posteriore, questo faro posteriore, ho chiesto a mia mamma: ma che macchina è questa? Mia mamma, che è una professoressa di filosofia, quindi molto lontana dal mondo delle macchine, non so perché, ma mi ha risposto: è una macchina molto potente, è una macchina che va molto veloce. Io sono cresciuto con questa idea di questa macchina, di questo posteriore, di questo faro, di una macchina che andava molto veloce, e appena ho avuto i soldi, 10 anni fa, ho acquistato la mia prima Giulia. La passione per Alfa Romeo si esprime sia con il piacere di guidare un Alfa Romeo, ma anche, e forse ancora di più, con il piacere di condividere questa sensazione. Cicerone diceva che non c'è nessuna bellezza nel cielo stellato se non hai un amico con il quale parlarne. Questa è la filosofia giusta. La giornata di oggi, Alfa City, è l'espressione di questo sentimento. È l'espressione di un sentimento di centinaia di persone che portano insieme la loro macchina, la loro Alfa Romeo, senza nessun problema che sia perfettamente lucida, senza nessun problema che sia costosa, che sia pregiata, ma per il semplice piacere di portarla e stare insieme ad altri alfisti. Juan Manuel Fangio, quando è stato chiamato a far parte della squadra dell'Alfa Romeo, con la quale poi ha vinto il mondiale di Formula 1, disse ai giornalisti che per lui era come se fosse un tenore chiamato a cantare alla Scala di Milano. Io ho iniziato a lavorare all'Alfa Romeo subito dopo gli studi, non ho fatto altri mestieri prima perché non facevo altre cose, studiavo. È stato un sogno che si realizzava, una forte emozione che ancora mi porto adesso. Una volta ero al circuito di Balocco e i nostri meccanici hanno messo in moto la 33 TT12.
La prima volta mi sono messo a piangere. È una cosa che non ho vergogna a dirlo, è un'emozione talmente grande che non si riusciva a esprimere se non piangendo. Il sentimento non cambia, aumenta, si evolve, progredisce. L'emozione però è sempre la stessa. Il sentimento, quello che sento nel cuore per l'Alfa Romeo, è sempre lo stesso. Ti posso confessare che lo stesso tipo di emozione oggi l'ho avuto quando ero all'entrata, al gate, e vedevo arrivare sempre continuamente l'Alfa Romeo. E non c'era mai una pausa, continuavano ad arrivare macchine. È la stessa emozione. Alfa City è un evento ottimo, sicuramente uno dei più importanti in Europa, nel panorama di tutta l'Europa. Trovo stupefacente e di nuovo emozionante questo concentramento di persone da diverse nazioni, ma soprattutto dall'Ungheria. L'equipaggio italiano che è venuto qui oggi del registro Alfa Sud mi ha detto: appena siamo entrati in Ungheria tutti ci salutavano, ma noi non conoscevamo nessuno, ed erano gli alfisti che salutavano gli altri alfisti. Questo è importante, questo è quello che Alfa City traduce. Vedere questo parcheggio pieno, ma anche vedere le persone tutte insieme, che magari si incontravano per la prima volta. Però il comune denominatore, la caratteristica che unisce tutte le persone è la passione per l'Alfa Romeo. Per cui non importa se non ci siamo mai visti, siamo alfisti, siamo della stessa famiglia. E ritengo che gli alfisti, gli appassionati, i club siano una delle più grandi ricchezze per il nostro marchio. Intanto perché banalmente portano il marchio, il nostro simbolo, in giro per il mondo con orgoglio e con passione. E poi perché veramente sono parte di questa storia di 104 anni che è la storia dell'Alfa Romeo. È una pubblicità bellissima vedere il parcheggio pieno di centinaia di vetture, anche moderne, anzi soprattutto moderne. Vuol dire che la storia va avanti, che la storia comunque siamo noi. Poiché i club sono una enorme ricchezza per l'Alfa Romeo può sfruttare questa ricchezza in tanti modi. Si possono coinvolgere i club nelle anteprime delle presentazioni delle vetture, si possono coinvolgere i club anche per esempio nel prendere delle decisioni, nel scegliere dei colori, nel condividere una strategia di comunicazione. Si possono usare i club per diffondere tutta la comunicazione dell'Alfa Romeo. Già adesso i club ricevono, quando è necessario, delle comunicazioni ufficiali da parte mia, da parte nostra, che poi trasmettono a tutti i soci. E io praticamente con 100 indirizzi email riusciamo a raggiungere 130-140.000 persone allo stesso momento. Stiamo lavorando per fare in modo che la relazione tra i club e l'Alfa Romeo sia sempre più stretta, sempre più diretta, sempre più collaborativa. Il nostro impegno è proprio in questa direzione, nel poter supportare i club nelle loro attività, nel poter dare loro il sostegno, l'aiuto in tanti modi, perché davvero tutti noi dentro l'azienda e fuori dall'azienda camminiamo la stessa strada. Personalmente amo molto essere coinvolto nell'attività dei club, girare tutti gli eventi, più eventi possibili, per far vedere che l'azienda c'è, che c'è la fiducia, che c'è il supporto. Magari non è molto, non riusciamo a fare tantissimo, però, come dire, si può sempre dire: ah, a quell'evento c'era l'Alfa Romeo in forma ufficiale. Questo è il punto migliore da cui partire. È importante, secondo me, che i club si coordinino fra di loro. C'è tantissimo da fare, ma d'altra parte noi è una strada lunga da percorrere, ma la percorriamo in Alfa Romeo.